Io penso che stiamo continuando la preparazione, cioè siamo ancora in preparazione rispetto a, anche se siamo venuti qua per evento, però l'importante, sai, è oltre a smaltire, a mettere il lavoro alle gambe, cercare di assimilare sempre più quello che ci dice il mister. Dopo la partita di domenica penso che, come ha detto lui, qualcosa di buono si è visto, soprattutto sulla base, quindi si deve continuare ad andare avanti, soprattutto a livello di gioco. Ma sinceramente dico difficoltà non ne ho avuto tante, cioè, perché comunque il modo con il quale il mister vuole che giochino i centrocampisti, cioè per le caratteristiche che ho io, diciamo che non ho riscontrato grosse difficoltà. Sicuramente giocando per anni in un'altra zona di campo e avendo diverse misure, comunque devo migliorare quello, devo cercare di capire bene quando allungarmi, quando il mio compagno di reparto, cioè le distanze, soprattutto quelle sono quelle che devo migliorare. E poi, ti ripeto, lo prendo bene perché è una cosa che mi piace, quindi già è un passo avanti. Cioè non è una cosa che faccio forzatamente, anzi. Ma nelle giornate l'hai mai fatto? Ma ti dico la verità, io in questi anni, anche partendo dalle giovanili, ho fatto sempre ruoli sia esterni, e ho giocato anche a Rimini, ho fatto sia il centrocampista, però l'ho fatto una volta a due e molto di più a tre, ho fatto anche il trequartista, quindi cioè, in questi anni ho passato tanti ruoli, però secondo me al giorno d'oggi un giocatore deve essere polivalente, cioè deve saper giocare in tanti ruoli. Io cerco di farne di più nel mio rei modi, poi. Sappiamo che il Gubbio è una squadra di categoria superiore, noi cercheremo di fare quello che abbiamo fatto domenica, cioè di giocare con umiltà e cercare di vincere la partita, perché non è inutile nascondersi, cioè la Coppa Italia è, come detto te, è bisfrattata per qualcuno, però io penso che per noi deve essere uno stimolo in più per cercare comunque di raggiungere sempre l'obiettivo successivo. È ovvio che poi andando avanti ci sono palcoscenici importanti, però questi anni ci hanno insegnato che tante squadre di C sono andate avanti, quindi perché no? E con Giovanni mi sono trovato bene, lui ha delle potenzialità incredibili in qualsiasi ruolo, perché comunque se andiamo a vedere le caratteristiche proprio personali del giocatore, è uno che sa giocare con tutti e due i piedi, al lancio, al cross, a forza, a velocità, tutto. E quindi ovviamente deve solo un po' imparare certi meccanismi, soprattutto a livello difensivo, però può farlo tranquillamente quel ruolo lì. Ma in generale, L'equilibrio della squadra, intendo, sì, questo. in linea di massima no, nel senso che non ha dato dei compiti precisi tipo tu attacchi, tu difendi, perché cioè, alla fine sono un po' mischiate la fase difensiva e la fase offensiva. Oh, ho parlato bene di te. E quindi cioè, nel momento in cui tutta la squadra partecipa alla fase offensiva, ovviamente c'è anche chi deve pensare poi nel caso si perda palla ad essere nella posizione migliore anche Sì, per io intendevo che difendere. per le Sì, caratteristiche, boh, tu sei sicuramente. quello più forse Ah idoneo sicuramente non mi nella fase vedrete difensiva. tantissimo nell'area avversaria, però nessuno mi ha detto tu non attaccare, come agli altri ha detto, nessuno gli ha detto non Tutti difendete, ecco sempre tutto qui. uguali. Sì. Ecco, quello che hai detto sicuramente è la cosa che mi aspetto, nel senso di migliorare sia dal punto di vista fisico, visto che comunque nel secondo tempo, comunque anche durante i tempi supplementari, la squadra un po' è calata fisicamente, ovviamente, cioè nel senso è anche logico. E quindi ci sarà di sicuro un miglioramento fisico. E poi speriamo di trovare ulteriori automatismi. Troveremo una squadra che comunque è di categoria superiore, anche se da pochi mesi. In questo caso, secondo me, loro hanno più da perdere. Ecco, quindi dobbiamo andare lì tranquilli, però sicuramente non regaliamo niente, anche perché ce la possiamo fare. Una Ma responsabilità, dico. no, che in realtà la voglia ce l'avevo anche l'anno scorso, forse avevo avuto veramente troppi problemi. Per quanto riguarda
Invece il fattore esperienza, vabbè, ormai è tanti anni che gioco ed è tanti anni che comunque mi sono abituato anche a parlare in campo, quindi a volte magari dico delle cose giuste, a volte preso un po' dall'adrenalina, magari qualche cavolata, però in questo caso secondo me non abbiamo proprio dei punti di riferimento, cioè io non mi sento un punto di riferimento nel senso che tutti devono fare quello che dico io. In questo caso, cioè, abbiamo un allenatore che durante la settimana ci prepara proprio a puntino e magari se qualcuno poi durante la partita si dimentica qualcosa, un movimento, magari i giocatori un po' più esperti possono ricordarglielo, però mi sento solo un giocatore, ecco, poi tutto qui.